Per chi avesse letto il titolo, so benissimo di aver realizzato altri video su Minecraft Bedrock. Tuttavia non mi sono mai messo a giocare a questa versione come se fosse un'effettiva vanilla o qualcosa del genere. Infatti tutte le volte che ho giocato a Minecraft Bedrock era per fare un confronto fra Minecraft Bedrock e Minecraft Java o per testare alcune robe come per esempio il ray tracing. E mi sono appena accorto di star giocando con tantissimi chunk. È un altro video che ho realizzato su Minecraft Bedrock, quindi stavo giocando a 95 chunk. La prima cosa che mi dà fastidio di Minecraft Bedrock, a parte i rumori perché sono altissimi perché non li ho settati, ma quella è un'altra roba, questo FOV zoomatissimo. Non so quanto giochi normalmente su Minecraft, io credo a 70 di FOV. Sembra tutto troppo zoomato. Mi vorrei vedere se c'è qualche impostazione. Nel frattempo spawnano pecore a caso. Mi vorrei vedere se posso modificarlo un attimo nelle impostazioni. È stato a 75 ed è già molto meglio. Inoltre voglio realizzare anche questo video perché voglio un attimo mettermi nei panni di tutte quelle persone che giocano a Minecraft Bedrock ogni giorno. Come per esempio tutte quelle persone che giocano tramite una PlayStation, tutte quelle persone che giocano tramite Minecraft Pocket Edition, che non si chiama più Pocket Edition, però dovete sapere che io sono anziano, quindi per me rimarrà per sempre Pocket Edition. Inizierei a raccogliere i primi blocchi di pietra. La prima cosa che noto è un movimento diverso della mano. È molto più dinamica, come se ci fosse effettivamente tutto il modello 3D del giocatore dietro e non solamente la mano. Posso ci sta un botto esteticamente. Sta roba del libro è stata introdotta anche in Minecraft Java, però non in questo modo. Che io ricordo quando ero piccolino che giocavo a Minecraft Bedrock o Pocket Edition ai tempi, come lo volete chiamare. E questa roba era molto utile perché nello schermo tu non potevi stare lì. Però io ero una di quelle persone che andavo nelle impostazioni e mettevo la modalità classica di Minecraft perché volevo mettermi lì a piazzare ogni singolo blocco per craftare. Nel frattempo è già arrivata la notte. Il torno è pieno di pecore, dovremmo riuscirci a craftare un letto abbastanza velocemente, quindi non vedo dove sia il problema. Sembra che l'esperienza spawni dopo. Craftiamo velocemente questo letto perché voglio evitare di morire nel primo episodio. Dimenticavo che in Minecraft Bedrock c'è ancora il vecchio metodo di combattimento, ossia quello lì 1.8, quello lì dove si spamma. Ad oggi, dopo un po' di tempo dal combat update, preferisco di gran lunga il nuovo metodo di combattimento. Inoltre, quando tiro dei pugni all'aria fa comunque questo rumore che non ha completamente senso, però ci sta. Avevo anche dimenticato che la versione Bedrock ha l'animazione quando si mangia, roba che Minecraft non ha, crea semplicemente delle particelle Minecraft normale. Ma spero, ci avevo anche fatto un video su questa roba, chi lo volesse vedere lo lascio qui sopra nelle schede. Inoltre c'è questa musica, molto rilassante. C'è anche uno zombie. Avrebbe potuto dropparmi il tridente, però peccato. Ecco, un'altra cosa che mi dà molto fastidio di questa versione è la mancanza dell'F3, perché questo riflesso automatico di cliccare F3 per controllare, non lo so, frame rate, lo stato della RAM, ma anche banalmente le coordinate, roba che non posso fare qui perché mi dà molto fastidio. So che è possibile mettere tipo le coordinate in alto, però non è la stessa cosa dell'F3. L'F3 secondo me è una roba che andrebbe aggiunta, che è uno strumento di debug molto molto utile. Comunque confermo quello che ho detto prima, il luogo è particolarmente carino, perché è sì una giungla, però non è una giungla molto fitta, infatti c'è una pianura effettivamente. Vedete, posso camminare, non ci sono alberi a caso. Lì sotto c'è addirittura un villaggio, potremmo andare a lottarlo dopo. Pappagallo che fa il verso degli zombie. Toh, guarda. Ammetto che avrei preferito il pappagallo verde, ma anche questo qui non è carino. Inoltre sembra avere un'animazione particolare, quando è il mio movimento del mouse, quindi ci sta. Boh, dati un nome qui sotto nei commenti. C'è un panda che si è rigirato su se stesso, non so cosa stia facendo. Che sta facendo? Cos'è un kart da miniera? Si è rigirato, scusa. Perché c'è dell'esperienza lì sotto? Ma perché mi spawnano gli zombie addosso? Certo, mezzo distrutto, però l'ha droppato. Se non sbaglio possiamo ripararlo. E qui ci sono i drop di un player. Giuro che non so di chi siano. Se ci sia morto io lì. Vabbè, adesso ho due pappagalli, di cui uno verde. Addirittura dei meloni. Quindi credo di esserci morto io qui, però non ricordo quando. Questo mondo era già generato, non l'ho creato io. E inizierei a costruire la prima casa, no? Lo sbaglio era più veloce con la spada? No, quanto pare con l'accetta. Siamo in letto. Iniziamo a piazzare, non lo so, le prime slab di pietra come terreno. Dovrei aver finito la piazza centrale, almeno la forma della casa. C'è uno zombie che è impazzito, benissimo. Mi metterei anche a creare un mini bordo, così da fare in modo che la casa non finisca direttamente in acqua, come in questo caso. Perfetto, mi ha droppato addirittura un arco. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questa serie. Secondo me sarebbe carino anche introdurre il ray tracing, così da sfruttare Minecraft Bedrock appieno. Magari giocare una nuova vanilla con il ray tracing. Sarebbe interessante poter vedere, non lo so, andare in miniera con il ray tracing. Cercare di fare dei giochi di luci all'interno delle strutture, tenendo sempre il ray tracing attivo. Potrebbe venire un mondo carino, fatemi sapere che cosa ne pensate. Detto questo, nulla. Fine.